Ancora oggi ci si chiede quanto fosse il tesoro complessivo, fra oro in varie forme e carta moneta, che viaggiava con la colonna Mussolini che raggiunse Dongo. Nel 1945, John Cobbler, funzionario amministrativo dei servizi segreti americani, e Edmund Palmieri, ufficiale della Commissione Alleata di Controllo in Italia, incrociando testimonianze dirette, tracce di prelievi bancari, inventari parziali fatti sul campo, stabilirono che il valore complessivo fosse di 8 miliardi di lire, parte dei quali erano beni delle casse dello Stato della Repubblica Sociale e di alcuni ministeri, nonché beni personali dei gerarchi. Quella somma, 8 miliardi, rivalutata all'anno 2000, avrebbe avuto la consistenza di ben 448 miliardi. Sulla sorte di questo enorme patrimonio si discute ancora. A febbraio 2012, nel salone del municipio di Dongo, abbiamo incontrato qualcuno che sa. E su Dongo viene a ricadere tutta una somma di fatti e anche di beni che non necessariamente poi hanno finito la loro strada qua, in Alto Lago. La colonna di Mussolini, quando parte da Milano, perde immediatamente un mezzo che portava comunque dei beni, di cui poi non si perde completamente traccia. In Brianza si perdono ulteriormente beni, tenendo presente poi che le colonne in uscita da Milano avevano ognuno dei beni propri, anche d'ufficio, insomma. Addirittura si dice che alcuni dei beni personali del Duce, che erano stati dati al Duce in qualità di capo del governo, finiscono a Como e ci sono documenti di materiali che si disperdono lungo il viale Geno, che cadono da una macchina, e parliamo di ori, di beni preziosi. Quando la colonna risale il lago e arriva a Musso e viene fermata dai partigiani e c'è la trattativa che fa proseguire i tedeschi, i gerarchi e le loro famiglie dispongono anche lì di beni che rifugiano presso il paese, cercano una via di fuga e scambiano anche questi beni per avere quindi garanzia di una via di fuga. Poi la colonna arriva a... Poi i beni dei gerarchi, alcuni dei beni dei gerarchi che verranno fermati a Dongo vengono sequestrati e portati in questo palazzo, ma non è ancora finita con la storia dell'oro, perché parte consistente di questi beni finisce in Alto Lago quando la colonna tedesca viene fermata al Ponte del Passo e i tedeschi si disfano di quanto hanno sulle autoblindo buttandole nel fiume. I fatti sono che tutta una serie di documenti, di beni persi o comunque consegnati, dispersi nei giorni della liberazione, sono stati consegnati alla Banca d'Italia, sia da formazioni partigiane sia dagli alleati.